L'evento coinvolgerà gli istituti della provincia di Trapani che hanno partecipato al progetto A scuola di Open Coesione 2015-2016, il liceo statale Vito Fazio Almair di Alcamo, il liceo scientifico Fardella e l'istituto di istruzione superiore Leonardo da Vinci di Trapani, oltre a numerose istituzioni territoriali, i comuni di Alcamo e Trapani, l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, il polo territoriale di Trapani dell'Università degli Studi di Palermo, il Consorzio Universitario, il Libero Consorzio Comunale di Trapani e il Museo Regionale Pepoli. È la festa dell'Europa 2016 che, in occasione dell'anniversario della storica dichiarazione di Schuman del 1950, celebra la pace e l'unità in tutti i paesi dell'Unione Europea. A promuoverla ad Alcamo il Centro Europe Direct Trapani, ufficio locale di rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Lunedì 9 maggio, a partire dalle 9 al Centro Congressi Marconi di Alcamo, saranno così presentati i risultati finali del progetto di didattica interdisciplinare, frutto dell'accordo tra il MIUR, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, quello per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e della stessa rappresentanza in Italia della Commissione Europea. I progetti su cui verterà l'incontro saranno quello del completamento del centro comunale di raccolta e delle isole ecologiche del comune di Alcamo, portato avanti dall'Istituto Alcamese Almair, quello riguardante il restauro, la valorizzazione e l'adeguamento impiantistico dell'edificio monumentale del Museo Pepoli, di cui si è occupato il Liceo Scientifico Fardella di Trapani, e infine quello sul consolidamento, la ristrutturazione e il restauro conservativo del complesso San Domenico del Comune di Trapani, al quale hanno lavorato gli studenti dell'Istituto Leonardo da Vinci. All'evento saranno presenti tra gli altri il commissario straordinario del Comune di Alcamo, Giovanni Arnone, il sindaco del Comune di Trapani, Vito Damiano, e i dirigenti dei tre istituti scolastici coinvolti. Ma i veri protagonisti della giornata saranno gli studenti, i quali illustreranno i risultati dei progetti predisposti durante il percorso interdisciplinare sul tema del monitoraggio civico e delle politiche di coesione.